Buonasera a tutti, bentrovati alla degustazione delle ore 17. Questa sera vi porto in Piemonte, vi porto a Dogliani. Vogliamo così conoscere questo territorio e il loro famoso dolcetto. Andiamo a conoscere questo territorio cercando di capire che qui siamo in una zona a sud di quella di Barolo, con territori abbastanza simili, ma sostanzialmente invece sono molto molto diversi. Abbiamo delle marne calcaree, argillose, con dei fossili, ma qua e là vi sono dei terrazzamenti sabbiosi, un territorio, come dire, più giovane, emerso più recentemente dai fondali marini. Ha quindi una, come dire, una tessitura un pochettino più leggera, dà dei vini solitamente più fini, più eleganti, ma non tanto giocati sulla potenza. L'azienda di cui vi voglio parlare è una delle più famose di Dogliani, che è la Poderi Luigi Einaudi. Sono i poderi praticamente acquistati dall'allora 23enne futuro presidente della Repubblica Italiana, il primo presidente della nostra Repubblica, che già da giovane aveva puntato sull'agricoltura di quella terra, sulla viticoltura, come elemento qualitativo, come elemento caratterizzante questi territori. Il dolcetto sappiamo che è un vitigno molto diffuso in tutto il Piemonte, ma che riesce a dare diverse espressioni, quasi sempre però giocate sulla finezza, sull'eleganza, sulla facilità di beva di questo vino che diventa in qualche modo un vino quotidiano, un vino dalle caratteristiche facili da comprendere, facili da capire, quindi adatto ad un consumo abbastanza generico e generale. Da poco tempo però la denominazione si è arricchita di una denominazione di origine controllata e garantita. È quello che in qualche modo veniva chiamato una volta il dolcetto di Dogliani Superiore. Acquista quindi un'identità esclusivamente con il nome di Dogliani. È quindi un dolcetto che deve però maturare un anno in cantina o in legno o in serbatoi d'acciaio, ma l'importante è che arrivi sul mercato praticamente con un anno di ritardo rispetto ai dolcetti più semplici. Quello appunto che vediamo noi questa sera è il Vignatech. Il Vignatech è un vino molto importante perché rappresenta, viene anzi, dalla prima vigna che Luigi Einaudi acquistò appunto giovane e intraprendente e che aveva puntato appunto sulle qualità di questo territorio. Questa è una vigna poi piantata successivamente, ha avuto alcune rimpianti negli anni 30 e soprattutto ancora negli anni 70, quindi una vigna storica, una vigna matura, una vigna quindi che ha già, come dire, smaltito tutta la sua esuberanza giovanile e come dire, si autolimita nella produzione per dare sempre buoni risultati. Sulla guida già del 2009, che rappresenta il Vignatech del 2006 ed era stato quotato a 91 punti, un vino quindi che ha sempre le 3 stelle della guida Veronelli. Vediamo allora questo colore molto molto, molto vivo, molto vivace, che ha ancora questo riflesso violaceo nel colore che gli dà molta forza, molta gioia, molto, molto, molto vigore. Il profumo è concentratissimo, molto intenso, fatto tutto di frutti rossi di bosco e una ricchissima speziatura, appena appena poi impreziosito da questa nota di viola che gli dà, come dire, freschezza, che gli dà fragranza, che gli dà quel pizzico di eleganza che è appunto tipico del dolcetto. Un vino quindi molto, molto lineare, ben facilmente riconoscibile, ma appunto fatto con eleganza, con misura, con molto, molto garbo. Il sapore è molto intenso, deciso, forte, con questa nota fruttata molto molto fresca, spontanea, immediata. Dà subito questa dolcezza, questa ricchezza, effettivamente molto molto succosa. Ricorda appunto i piccoli frutti di bosco, belli succosi, belli maturi, con anche un po' di ciliegia selvatica, davvero molto immediato. E poi arricchito da questa speziatura che si unisce assieme alla sensazione tattile, che dà una tannicità
molto fine, molto minuta, molto vigorosa però. È come dire un compagno al gusto che ravviva sempre la sensazione della bocca, la tiene viva, la tiene allegra e la tiene sempre ben attenta a cogliere tutte le sfumature del gusto che piano piano si avvicendano in bocca. Inizia quindi con questo tono molto dolce, succoso e maturo del frutto e poi dopo tutta questa evoluzione speziata finisce con questo tocco di mandorla amara nel finale che gli dà, come dire, un tocco ancora prezioso, ancora particolare, ancora molto molto personale. Un vino davvero che esprime molto bene le caratteristiche di questi luoghi, fatto appunto con questa fragranza, con questa dolcezza, con questa pienezza del gusto. Qui siamo appunto in questa vigna che ha 350 metri di altitudine, esposta a sud e sud-est, che quindi riesce a raccogliere tutti i raggi del sole fin dal primo mattino, che quindi mantiene fresco e fragrante il carattere dei vini. Davvero proprio un buon esempio di Dogliani del 2007, e io mi auguro naturalmente che anche voi possiate gustare un vino del nostro vecchio presidente, dei poderi Luigi Einaudi, e vi do appuntamento naturalmente a domani sera.